per fortuna. Calcio è fatto di stadi con tanta gente, con tanto pubblico, con tanta passione. Quindi, o che sia in casa o fuori casa, io credo che il calcio debba essere disputato di fronte a tanta gente. Quindi, per quello che mi riguarda, è uno stimolo enorme, insomma. Uno stimolo enorme giocare di fronte a una squadra che sta facendo bene in uno stadio importante, anche se io è la mia prima volta da allenatore che affronto il Foggia. E a Foggia sono andato solo un'altra volta. È ora di spezzare il tabù. Non lo sapevo, insomma. Questo dal lato non bisogna pensarlo, ma per un motivo molto semplice, quello che ho detto già precedentemente. Io credo che oggi, parlo ovviamente per quello che ci riguarda, nessuno può fare particolarmente attenzione a chi incontrerà. O meglio, mi spiego, sono tutte uguali. Credo che ogni partita bisogna tirare fuori il massimo dalla partita stessa, è anche una delle nostre qualità. Ma sai, da quando sono arrivato e ne mancavano quattro alla fine del giro di andata, ho sempre sentito dire che la partita successiva rivestiva un'importanza particolare. È normale che si avvicina alla fine, e quindi diciamo così, il margine di errore può essere sempre meno compensato nelle partite successive, e allora se uno fa riferimento a questo diventano tutte partite più importanti. Però venerdì sera, finita la partita, staremo sicuramente a dire che importanza ci avrà la partita col Parma.